I'd like to discuss law of tithing. Parlerò della legge della decima. In Malachia il Signore chiede: l'uomo deve-gli derubare Dio? Eppure voi mi derubate, ma voi dite: in che t'abbiamo noi derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti di maledizione, perché mi derubate, voi tutta quanta la nazione. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa. E mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti, e vedrete se non v'apro le cataratte del cielo e non riverso su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. La decima è un comandamento così importante che il Signore, quando apparve sul continente americano dopo la sua santa risurrezione, ripeté quelle stesse esatte parole. Ai nostri giorni il Signore ha dichiarato: coloro che hanno dato in tal modo la decima pagheranno annualmente un decimo di tutto il loro guadagno. Nel libro di Levitico il Signore dichiarò 3 volte che la decima è consacrata all'Eterno. Il Signore ha detto: mettetemi alla prova in questo, se non vi aprirò le cataratte del cielo. Molti di noi mettono alla prova il Signore nel modo giusto, ma alcuni purtroppo non lo fanno. Tutti e 10 queste mele appartengono al Signore. Egli ci chiede di restituirgliene solo un decimo. Gli offrite la più piccola? Avete ancora il 90% delle mele? Volete offrire la più piccola? Avete vergogna o state nascondendo la mela che avete già morsicata per offrirla al Signore? Vogliamo offrirle quelle pure intere. Ecco, il Signore richiede il cuore e una mente ben disposta, e coloro che sono ben disposti e obbedienti mangeranno le cose buone della terra. Alcuni anni fa ho ricevuto l'incarico di riorganizzare il palo di Kerry nell'Idaho. L'aereo atterrò a Twin Falls e il presidente Roy Hubert, che aveva reso un meraviglioso servizio, mi venne a prendere e mi condusse a casa sua. Mentre guidava, io gli chiesi: oltre a riorganizzare la presenza del palo, c'è qualcos'altro che posso fare per lei e i santi? Mi rispose: negli ultimi anni abbiamo avuto una grave siccità, ma quest'anno è particolarmente severa e molti contadini stanno partendo per andare a trovare lavoro altrove. Mi dispiaceva molto per quei fedeli che amavano il Signore e la sua Chiesa e che stavano perdendo le loro fattorie. Un giovane vescovo, R. Spence Ellsworth, era stato chiamato come nuovo presidente di Palo. Durante la sessione generale della domenica, gli effetti della siccità mi preoccupavano molto. Mentre parlavo, mi giunse un forte sentimento e fui ispirato a chiedere loro di fare quanto segue: pagare fedelmente una decima onesta, giovani e anziani, tenere umili e regolari preghiere individuali e familiari, studiare devotamente ogni giorno le scritture da soli e con la famiglia, osservare la santità della domenica con gratitudine, recarsi spesso al Tempio con gratitudine per ringraziarlo e adorarlo, sostenere e seguire di buon grado i nuovi dirigenti. 7. Tenere un digiuno di palo, includendo tutti coloro nella comunità interessate che avessero voluto partecipare. I 2 giorni seguenti la conferenza del palo, molti fedeli piantarono il raccolto con fede completa, anche se non era provvista pioggia. Il mercoledì, sotto la direzione del presidente Ellsworth, l'intero palo digiunò. La stessa settimana, molti membri e dirigenti con i coniugi si recarono al Tempio di Boise, nell'Idaho, e offrirono preghiere di ringraziamento. Mentre questi fedeli santi erano nel Tempio, incominciò
a piovere su tutta la zona. Benché le previsioni del tempo non indicassero piogge nelle settimane successive, il sabato incominciò a piovere per qualche altro giorno. Questo successe verso la fine di aprile. Nevicò sufficientemente sulle montagne da fornire abbastanza acqua. Nella comunità di Dietrich e Richfield le riserve d'acqua erano scese sotto il 30%, ma dopo il digiuno la riserva tornò quasi piena. La riserva d'acqua di Kerry passò da circa il 44% a oltre il 100%. Per il resto della stagione, i membri del palo di Kerry aumentarono la loro fede, digiunando altre volte, pagando una decima onesta e frequentando il tempio più spesso. E il Signore udì e rispose alle loro preghiere. Il freddo arrivò tardi quell'anno, permettendo agli agricoltori di avere un buon raccolto di grano, barbabietti da zucchero, erba medica, patate e altro. Da quel giorno e tutti gli anni successivi offrirono preghiere di ringraziamento e, a motivo dei suoi teneri atti di misericordia, il Signore continua a benedirli. In cronache il Signore disse: «Se il mio popolo sul quale invocate il mio nome si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, gli perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese». Il pagamento di una decima onesta e completa ci porta al Tempio. Diventiamo degni di entrare nella sua santa casa. Il Presidente Hinckley ha dichiarato alla conferenza delle giovani donne: «Non è tanto una questione di denaro, quanto una questione di fede». Un'altra volta ha detto che esorto ognuno di voi a prendere il Signore in parola su questa importante questione. È una questione di impegno. La terra gli appartiene e anche la nostra vita. Egli ci permette di usare qualsiasi cosa sulla terra. Egli ci chiede solo di restituirgliene un decimo. La decima è un segno di gratitudine, obbedienza, riconoscenza, buona volontà e devozione. Pagare la decima volontariamente sviluppa un cuore onesto e puro. Pagare la decima accresce il nostro amore per il Signore. Il Signore disse: «È un giorno di sacrificio, è un giorno per la decima del mio popolo». Dimostriamo la nostra fede, dimostriamo il nostro desiderio di obbedire. Vi prometto, nel nome del Signore Gesù Cristo, che quando mostrate la vostra fede e pagate la decima, il Signore aprirà le cateratte del cielo. So che il Padre Celeste vive, quindi vi benedirà. Gesù Cristo è il Salvatore. Joseph Smith vide il Padre Celeste e il suo figlio, Gesù Cristo. Questa è la sua Chiesa. Il Presidente Gordon B. Hinckley è il profeta vivente di Dio e ci chiede di andare spesso al Tempio. Questa è la mia preghiera nel nome di Gesù Cristo. Amen.